Mi limito innanzitutto a rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti e in particolare ai nostri ospiti stranieri. Si sente adesso? Sì. A Bill Baum, a Fabio De Masi, a Gilles Garnier, a Gerard Streif, e un saluto particolare vorrei rivolgere ad Aris Polemis per il suo intervento così ricco e problematico e soprattutto per l'impegno a cui è sottoposto oggi il suo partito Syriza in una situazione che è aperta a possibili sviluppi positivi ma anche a una fase di grandi tensioni. Dico un saluto particolare ad Aris Polemis e a Syriza perché noi tutti avvertiamo in questo momento in Italia e in Europa che una funzione della sinistra, di una nuova sinistra, si potrà effettivamente esercitare se sarà in grado di sostenere questa esperienza nuova, questa prospettiva nuova che con la vittoria di Tsipras nelle elezioni si è potenzialmente aperta. Quindi io direi che questo nostro convegno costituisce, questo nostro incontro costituisce non solo un arricchimento reciproco, per me comunque è stato un arricchimento perché ho trovato tutti i contributi di grande rilievo e di notevole interesse, ma anche uno stimolo a sviluppare un dialogo e un approfondimento per il futuro. Qui si sono affrontate anche questioni di ordine teorico molto, molto rilevanti, come adesso per esempio nell'intervento di Piero di Siena, il tema peraltro discusso in varie sedi sulla caduta tendenziale del saggio di profitto. A me preme in questo momento soltanto aprire una brevissima parentesi sul tema per dire che in Marx non c'è affatto una visione catastrofica del problema. C'è in Marx una visione, chiamiamola così per usare un termine classico, dialettica, cioè che mentre opera quella tendenza, al tempo stesso operano altre tendenze, o meglio sono in atto controtendenze sulle quali, diciamo, in modo particolare insistono i poteri anche statuali che sono espressione del potere capitalistico. Cioè a me sembra che in una visione critica della realtà del capitalismo attuale anche l'insegnamento di Marx è, insomma, da recuperare, proprio perché in lui secondo me non c'era nessuna visione né automatica o catastrofica e neanche, diciamo, una visione messianica. Il problema soggettivo, cioè dell'organizzazione delle classi subalterne come condizioni per trasformare la società, secondo il mio giudizio era in lui molto presente e difatti e in diverse circostanze lui sosteneva di non ritenersi un marxista ortodosso, nel senso cioè che cercava in continuazione di analizzare le trasformazioni della società. In questo senso io penso che sia attuale l'insegnamento di Berlinguer, cioè nel senso di portarci noi oggi a livello della capacità di interpretazione di questa fase nuova del capitalismo globale e dei metodi, dei mezzi, e quindi del pensiero critico in grado di contrastarlo e di prospettare un'altra idea, un'altra ipotesi di società, quella che Berlinguer chiamava una civiltà più avanzata. E io credo che comunque questi contributi che noi abbiamo avuto in questa giornata così faticosa, perché è stata molto impegnativa, anche dal punto di vista dell'applicazione intellettuale,
questi contributi noi li dobbiamo raccogliere in un volume, faremo gli atti di questo convegno, e questi atti possono essere anche un'occasione per proseguire questo dialogo e questo confronto a livello europeo tra diverse associazioni o diverse espressioni della sinistra che oggi in Europa agiscono. E per portare avanti questi approfondimenti che sono necessari su un tema che a me sembra è comunque da tutti condiviso, e cioè sulla necessità in questa fase storica, lo diceva molto bene secondo me Leonora Forenza, di approfondire la questione di un diverso assetto sociale, cioè di un nuovo socialismo. Un nuovo socialismo interpretato nel modo dinamico come secondo me lo interpretava Berlinguer e come giustamente ha ripreso Forenza nel suo intervento, cioè come capacità di interpretare le mutazioni della società di oggi per poter dare una risposta a questa fase del capitalismo. Perché questo è il tema. Berlinguer secondo me ha avuto un'intuizione importante, cioè la sua grandezza dal punto di vista di dirigente politico e anche di intellettuale della sinistra è consistita nel fatto che aveva chiaramente capito che le due esperienze del movimento operaio che si erano compiute nel Novecento erano ormai esaurite e che quindi bisognava imboccare una strada nuova. Una strada nuova, una ricerca nuova, questo è il tema del nostro presente e del nostro futuro. E naturalmente, per riferirmi anche all'intervento di un altro giovane, mi riferisco agli interventi dei compagni più giovani, di Leonora e di De Masi, bisogna essere in grado di progettare questa visione critica strategica di un'altra civiltà, perché la crisi del capitalismo di oggi ci mette di fronte a questo tema, che è ineludibile. Non perché pensiamo che inevitabilmente deve nascere da questa crisi un'altra società, ma perché le contraddizioni di questa società ci dicono che il quadro della vita sociale si sta deteriorando, il quadro democratico si sta logorando e che quindi la prospettiva di una civiltà nuova bisogna saperla individuare e creare gli strumenti per combattere su questo nuovo terreno. Ecco, riferendomi all'intervento di De Masi, mi sembrava molto importante questa combinazione che lui ha voluto mettere in evidenza tra la necessità di elaborare un progetto di cambiamento e il collegamento tra questa prospettiva e la capacità di dare concretezza a un progetto immediato per dare risoluzione ai problemi della crisi che stanno riducendo la vita di milioni di persone a qualcosa di invivibile, a qualcosa che rassomiglia molto a un arretramento sociale e civile. Cioè, in questo secondo me c'è anche un certo modello che andrebbe recuperato. Naturalmente il tempo è completamente diverso, però nella visione del PC, che era quella di Togliatti e quella di Berlinguer, questo collegamento organico tra prospettiva e concretezza, tra capacità di delineare una società di tipo nuovo e l'intervento immediato quotidiano nella vita delle persone perché avanzino e migliorino la loro condizione, ecco, questo nesso tra il sociale e il politico era un nesso organico che naturalmente in un'altra esperienza storica fino a un certo punto ha dato dei risultati, poi questo nesso si è rotto, il PC è entrato in crisi e tutta la storia che ne è conseguita la conosciamo bene. Però oggi
il problema di saper ricollegare il sociale con il politico, quindi le condizioni reali in cui vive la gente e la prospettiva di un generale cambiamento, è il tema secondo me ineludibile. E da questo punto di vista io credo che si leghi anche quella esigenza di collegare il fattore nazionale, il fattore internazionale, su cui prima Garnier ci ha richiamato attentamente. Ecco, queste cose io volevo dire. Mi permetto di concludere dicendo, aggiungendo che appunto noi vorremmo studiare insieme ai nostri amici, compagni degli altri paesi che oggi sono venuti qui, e io di nuovo ancora ringrazio, di vedere come studiare, come dare una certa continuità a questa esigenza che c'è di ricerca, di approfondimento e quindi di creazione di strumenti nuovi per affrontare la società capitalistica oggi in crisi. Di nuovo grazie e buon lavoro a tutti voi. Thank you.